Ciao a tutti, siamo a Jakarta, la capitale dell'Indonesia, per questo nuovo E-Prix di Formula E, un E-Prix che in realtà è molto importante per Electric Motor News, perché si tratta delle gare 99 e 100 da che Electric Motor News ha iniziato a seguire la Formula E già dalla prima gara da Pechino del 2014. E queste saranno le gare numero 10 e 11 della nona stagione di Formula E. E ci saranno anche delle novità con i piloti che verranno rimpiazzati, perché André Lotterer è impegnato con le prove di Le Mans in Francia e di conseguenza ovviamente non potrà essere qui a Jakarta e verrà rimpiazzato nel team Avalanche Andretti da David Beckman. E invece Oliver Rowland non correrà più con la Mahindra e al suo posto ci sarà lo spagnolo Roberto Meri, che ha già gareggiato in Formula 1. Questa è anche l'ultima gara del CIO di Formula E, di Jamie Reigl, che è stato rimpiazzato, è stato già annunciato il rimpiazzo, verrà rimpiazzato da Jeff Dodds e assumerà il 5 giugno, quindi ufficialmente questa è l'ultima gara di Jamie Reigl come CIO di Formula E per lasciare spazio al nuovo CIO. L'anno scorso qui a Jakarta ha vinto Mitch Evans e adesso, come sapete, è in ottima posizione nel campionato per lottare per un titolo mondiale, quindi vedremo come vanno a finire queste due gare qui di Jakarta. Come al solito, quello che ci aspettavamo a livello di clima: caldo, umidità, condizioni molto difficili soprattutto per i piloti, ma noi siamo qui per portarvi tutte le novità e le curiosità di queste due nuove gare di Formula 1.